1, go! Abbiamo Simone D'Angelo e il drink che preparerò oggi si chiama Sabor de Havana Club. Ho studiato un po' questa ricetta perché volevo che il mio drink fosse un po' esotico, come un po' come Cuba, che riprendesse il sole, che riprendesse i sapori di questo favoloso paesaggio. Ho preparato una purea di papaya fresca, che la possiamo vedere che è questa e non quella verde che scambiamo sempre con l'avocado, e della macerazione di passion fruit. Andiamo a miscelare sempre prima di inserire i nostri prodotti. Anche la musica che ci accompagna l'ho scelta io, anzi direi un po' di volume perché un po' ci rilassa. Questa è la papaya. Ok, un grande ringraziamento va alla Pepper Guard, alla Havana Club, che ci dà l'opportunità come sempre di partecipare a queste gare. Quindi vorrei anche un grande applauso a loro e a me, che mi dà ancora un po' di forza per questo. Ok, dopo aver testato il nostro drink, i nostri prodotti, andremo a mettere all'interno del ghiaccio tritato, che in questo caso è un po' scomodo. Ok, veniamo a noi. Numero uno, secondo me, dei rum in Italia, ma nel mondo anche. Andiamo a mettere un'oncia e mezza di Havana 7. Del liquore al cherry, che è un liquore alla ciliegia, un gusto molto raffinato, una mezza oncia. E poi chiudiamo con un top di ginger ale. Andiamo ad agitare bene per far sì che tutti i prodotti si miscelino al loro interno. Ok, poi noi domani andiamo avanti con il nostro cliente, che fa sempre piacere, a segno di benvenuto. Prendiamo due cannucce, sempre con il tovagliolino. Poi come decorazione ho scelto una cosa semplice un po' come il mio drink, che è non altro che una farfalla intagliata nello zenzero. Una cosa semplice ma molto molto carina. Un grande applauso.